Radio Free Station presenta il Salotto di Mirtilla, rubrica radiofonica settimanale con tanti ospiti. In studio per voi, Mirtilla. Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questa sera abbiamo un autore, cantante di canzoni italiane, però parleremo fra un pochino con lui. Intanto voglio presentarvi Laura. Laura, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. E allora, io devo dire che con grande, immenso onore, qui con me questa sera nel mio salotto abbiamo come ospite Alex Gorrieri. Alex, tu ci sei? Sì, ci sono, il piacere è tutto mio. Ma io so che tu sei un pochino restio alle interviste, quindi per me appunto è un grande onore averti qui, anche perché insomma... è vero? Guarda, l'onore immenso è mio, perché siete la prima radio di quella regione alla quale rispondo ad interviste. Ho accettato l'intervista, hai capito? Certo. Altrimenti non è facile per me, hai capito? Però lo faccio con un grandissimo piacere, sia per voi sia per tutti gli ascoltatori, tutti i radioascoltatori, ovunque essi siano. Eh sì, sono un po' sparpagliati in tutto il mondo, perché Radio Free Station è la radio degli italiani nel mondo, quindi abbiamo ascoltatori non soltanto dall'Europa, ma anche dall'America, addirittura dall'Africa abbiamo scoperto, dall'Australia. Fantastico. Senti, in Europa, l'America l'ho visto, ma l'Africa non ci sono mai stato. Allora ti tocca andare, perché so che anche lì ci sono diciamo delle zone dove amano moltissimo la musica italiana. Tu sai bene, insomma. Perfetto, benissimo. Mi fa piacere saperlo, non lo sapevo. Senti Alex, io solite domande che faccio ai nostri ospiti. Tu sei un bravissimo chitarrista, compositore di canzoni. Quando hai scoperto, qual è la prima canzone che tu hai scritto, e soprattutto qual è stata la chitarra che ti è stata regalata per prima? Cioè, chi è che ti ha regalato la prima chitarra? Allora, la prima chitarra, posso dirti la marca oppure non è possibile? No, puoi dirlo. È una marca famosissima italiana, che è la Eco, e quella sì. Volta, negli anni 70, i primi anni 70, quando ero decisamente minorenne, avevo 13 anni o al massimo 14, e mi è stata regalata una Eco, e come la maggior parte degli autori, compositori e cantautori che miei amici che mi hanno raccontato, parlo di Bennato, parlo di Baglioni, parlo di Battisti, parlo di tanti, Ivan Graziani, eccetera. Quindi la Eco è stata la mia prima chitarra, ricordo che costava 14 o 15 mila lire usata. Pensato. E me la regalò a mio padre, in un negozio di strumenti musicali, la comprai a Rimini. E ce l'ho ancora, l'ho regalata a mio cugino, che lui la tiene molto più con attenzione di me. Quindi ce l'ho ancora. Poi dopo ho cambiato tante altre chitarre col passare degli anni, chitarre acustiche e chitarre elettriche, capito? Però sono partito di lì decidendo di fare il chitarrista. Poi dopo mi sono accorto, mi hanno fatto accorgere di avere queste capacità ottime di riuscire a scrivere musiche, testi, canzoni, sia per me che per altri, soprattutto per altri. Senti, la prima canzone che tu hai scritto, te la ricordi ancora? Allora, la prima canzone, avevo 14-15 anni, non ricordo il titolo. La prima canzone di grande successo è stata anni 60,
la scrissi da minorenne, e poi dopo è stata pubblicata però nell'84, quando ero già maggiorenne, nell'84, poi nell'88 su disco. Ho venduto tanti dischi, pur considerando che c'erano i vinili, e pur considerando che le 10.000 copie mi erano fatte stampare in tasca mia, quindi mi ero autoprodotto registrando una canzone per volta e poi pagando a Milano la stampa delle 10.000 copie, ma ricordo che guadagnai il doppio di quello che avevo speso, e senza casa discografica, senza null'altro. Perché? Perché grazie al programma Bandiera Gialla del mitico Gianni Minà, che si svolgeva qua a Rimini, fino a casa mia, appunto nel locale Bandiera Gialla, divenne sigla del locale, divenne sigla delle serate estive al celebre Bandiera Gialla di Rimini. Quindi la sigla iniziale era di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, la sigla finale era anni 60, che era mia. Chiaramente era un provino, quindi riascoltandole mi rendo conto che sono canzoni datate, perché io non scrivevo mai per pubblicare per me stesso, ma sempre per dare ad altri. Questa andava data ad Umberto Tozzi, ma Umberto Tozzi mi disse che l'avevo già firmata e depositata io, e quindi non potevo che inciderla per me stesso. Lui avrebbe voluto firmarla insieme a me, invece io gliel'ho inviata, gliel'ho fatta ascoltare, però mi disse: se non è già firmata la canto io, se invece tu l'hai già depositata la sera al tuo nome, è giusto che la canti. E quindi è andata così. Prima di quella c'è stato un grande successo per Umberto Tozzi, che però, essendo minorenne e non essendo iscritto alla SIAE, non potevi. Venne firmata da un grandissimo autore scomparso e da Umberto Tozzi. Io la spedii a questo autore produttore, non posso fare nome perché è scomparso, e perché per tanti motivi. Quindi spedii questa canzone con la quale Tozzi ebbe un grandissimo successo. Non era Ti amo, non era Gloria, ma era un'altra del trio delle più famose di Tozzi. E poi mi resi conto che era il caso di iscriversi alla SIAE, ma ormai quella era andata. Era già il andata. Il testo, perché la musica è totalmente di Umberto. Comunque non tocchiamo questi argomenti, no. Ecco, è meglio lasciare in pace gli autori e tutti quanti quelli che hanno lavorato questi grandi brani. Certo. Senti Alex, da piccolino qual era il tuo cantante preferito? C'era un qualcuno italiano o straniero che magari ti piaceva maggiormente e che ti ha in un certo senso anche, non dico ispirato, ma dato una specie di dritta mentale per quanto riguarda la musica? Cioè ognuno di noi ha... Quello è arrivato dopo, grandi nomi, due grandi nomi. Dall'età di 5-6 anni ho iniziato ad ascoltare da un jukebox in un locale abbastanza grande, a 200 metri da casa mia, e sentivo che questo jukebox suonava continuamente dalle 9 di sera fino all'1 di notte, e io sentivo costantemente i Beatles, Revolution, Get Back e Don't Let Me Down. Quindi i Beatles, i Rolling Stones, quasi tutti gli artisti degli anni 60, Gino Paoli con Sapore di Sale, da adolescente ascoltavo tutti questi brani che sono diventati dei classici degli anni 60. Poi dagli anni 70 in poi, Battisti, De Gregori, De André, e tutti i grandi, Bennato, tutti i più grandi cantautori italiani presero il sopravvento, ed io ascoltavo esclusivamente loro tra i cantautori e tra i gruppi, quelli che c'erano allora, quindi New Trolls, Kip 84, Camaleonti, Nomadi,
PFM, Banco del Mutuo Soccorso, faccio fatica a ce n'erano tanti, mi capisci? Io ho visto alcuni filmati tuoi, devo dire che in alcuni eri proprio un bambino appena cresciuto, con i tuoi ricciolini biondo rossiccio, se non si vedono male attraverso i filmati, e in quelle immagini mi hai fatto tanta tenerezza, perché ti vedo proprio piccolino, ti vedo quindi cioè, entrare già in un mondo così importante, quello della musica, credo che comunque di emozioni ne hai avute e ne hai date tante a chi ti ascoltava, sbaglio? Ti ringrazio tantissimo. Il vero passo, il passo più importante è avvenuto quando io, qua nel mio paese, in provincia di Rimini, posso dire il nome? Certo. A San Leo, che è patrimonio dell'UNESCO, sì. Quindi confina con la Repubblica di San Marino, e qua è venuto per 10 anni a suonare e a fare le prove Ivan Graziani, quel cantautore che scrisse Lugano addio, Agnese dolce Agnese, sì. Firenze canzone triste e tantissime altre. E quindi io, lui, dopo avermi ascoltato più volte, mi ingaggiò prima come suo allievo per 5 anni, poi come suo chitarrista ritmico quando gli servivo. E lui mi ha fatto conoscere tutti quanti i più grandi artisti italiani personalmente. Poi, questo nel 79-80, appena tornato dai militari, ma metti pure dall'81 in poi, nell'84 ho avuto l'immensa fortuna di aprire con una canzone mia il concerto di Bob Dylan e Santana a Roma, al Pala Euro di Roma, perché gli piaceva tanto a Santana questo brano. E lì è stata una grande prima esplosione. Poi ho continuato a collaborare con Graziani, seguendo anche i consigli telefonici del mitico Lucio, che non avevo assolutamente idea dove abitava. Non solo io, ma tutti avevano l'obbligo di non dire dove abitasse, perché lo sapevamo tutti in realtà. Però abbiamo mantenuto il segreto sino alla fine, perché era veramente lui una persona riservatissima e non aveva nessunissima voglia di apparire. Scriveva capolavori insieme a Mogol, che sì, ne vendeva tantissimi dischi. Però le telefonate ogni tanto ce le faceva per salutarci, per sentire come stavamo, mentre noi non potevamo farle a lui, perché diceva: quando ho voglia vi chiamo io. Sì. Comunque la persona, il passo più importante l'ho fatto con Graziani dal 1980-81 in poi, quando eri ai vertici del successo, e ho continuato con lui fino al 91. Poi dopo lui mi ha fatto capire che stava male, si era già ammalato, si è trascinato per altri anni con una ulcera, che in realtà non era ulcera ma era un gravissimo problema allo stomaco. Di quelli che non si guariscono, magari attualmente si guariscono, allora non si guariva, e quindi se n'è andato. Da quel momento ho fatto un po' di anni con Pierangelo Bertoli come chitarrista, sì, con Bennato, ma mi alternavo da un cantautore all'altro, fino al momento in cui ho iniziato ho dovuto decidere di fare da solo chitarra acustica, armonica bocca e voce, e ho fatto da solo sino dal 92-93 sino al 2003. Nel 2000, vuoi che continui o mi vuoi fare delle domande? Io vorrei, no, sono talmente affascinata che sto qui ad ascoltare. Dal 2003. Sono racconti bellissimi. Sono racconti bellissimi, Alex, davvero. Ti ringrazio tantissimo. In questi 10 anni, dal 93 al 2003, dove la crisi già si faceva sentire, io ho scritto per tantissime voci nuove e ho vinto come autore e compositore di canzoni tantissimi festival. Però non voglio che il pubblico pensi che io mi voglia vantare dicendo questo. Se voi mi chiedete della mia vita musicale e personale, io vi rispondo. Capite? Se pensate che io stia vantandomi, non voglio apparire vanitoso,
vi sto solo raccontando la verità. Ma, okay? La conosciamo in parte, quindi sappiamo. In pratica ho scritto canzoni per tantissime voci nuove, da alcune di queste sono diventate molto, sia nella lirica che anche nella musica pop. Però quando queste persone con le mie canzoni riuscivano a vincere, ad arrivare ad un certo livello, da quel momento lì in poi venivo bloccato, perché non avevo denaro sufficiente per produrre queste persone. Certo. Quindi intervenivano altri produttori molto più potenti, più ricchi di me, prendevano queste persone e gli facevano cantare le loro canzoni. Ok? Lì certo che io ho iniziato a trovarmi in grande disagio finanziario, perché mi rendevo conto che non potevo, con i soli diritti d'autore che io guadagnavo e con le sole serate che io facevo in giro, soprattutto come ospite, non potevo produrre personaggi ad un certo livello, non riuscivo a mandare a Sanremo una persona con la mia canzone, mi costava troppo, quindi non riuscivo a mandarla alla Rai, non riuscivo a mandarla a Mediaset. Ma questo sta a significare, Alex, scusami se ti interrompo, questo sta a significare diciamo, anche nell'ambito musicale, pur facendo, scrivendo una bellissima canzone, bisogna... stiamo in Italia. Non quindi, è sufficiente. Ecco, non è sufficiente. Okay? Non è sufficiente, perché a un certo punto io mi sono ritrovato che queste persone che con le mie canzoni vincevano Castrocaro, vincevano di tutto per quanto riguarda i festival di voci nuove, poi quando gli veniva scritta una canzone da un produttore molto più ricco e più famoso, ma che magari questa canzone non era ben indovinata, la mandavano sì al Sanremo, ma poi rimaneva lì. Ma poi andava male, esatto, restava lì, a quell'apparizione di quelle 3, 4, 5 serate. E invece alcune ci sono riuscite, altre non ci sono riuscite, perché hanno presentato canzoni veramente scarsine rispetto a quelle che avevo avuto la fortuna di scrivere io per loro. Però chiaramente non chiedermi nomi, non chiedermi nulla, mi denuncierebbero, diventerebbe un casino. No, tranquillo, non ti chiedo nulla. Non ti chiedo quindi nulla. Sono sempre stato costretto a stare nei limiti delle mie possibilità e non ho potuto fare quel passo importantissimo che mi sarebbe servito per diventare celebre, come, non dico come Mogol, ma magari conosciuto quanto Mogol, conosciuto quanto Battisti, conosciuto quanto tantissimi altri. Non sono riuscito a raggiungere quella somma necessaria per lanciare un mio cantante o una mia cantante personalmente a livello nazionale. Ecco esattamente come stanno le cose. Quindi sono l'autore italiano più popolare per voci nuove, più amato forse, tra tutti quelli che hanno scritto per voci nuove ed esclusivamente per voci nuove. Però dopo a livello... tra tutti gli autori più grandi italiani, ecco lì magari però come tennisti centesimo in classifica, ottantesimo, cinquantesimo, hai capito? Certo. Faccio parte di quei 50 o 100, però non sono certamente nei primi 10, 20 o 30 posti, non sono riuscito ad avere quel boom esplosivo, perché non sono riuscito a finanziariamente a produrre una persona con un disco scritto interamente da me. Senti, quindi un po' qua, un po' là, un po' qua. Questo un po' però può far vedere anche il motivo per cui la musica italiana ultimamente sta abbastanza in crisi. È uno dei motivi, perché qui si va avanti soltanto, voglio dire, con il dio denaro. E quindi quando... Sì, brava, ecco, non lo volevo dire, ma tu mi hai tolto le parole di bocca. Ok, ecco. È esattamente quello che volevo dire io, ma non me la sentivo, siamo in collegamento, quindi il dio denaro purtroppo può lanciare canzoni bruttissime e fare svanire canzoni bellissime, sì, scritte da chiunque,
scritte da chiunque, cantate da chiunque. Ho sentito cantanti, donne fantastiche, restare chiuse nella loro provincia o città o regione, e cantanti non eccezionali, ogni anno li sento a Sanremo. Alcune sono eccezionali, alcune sono normalissime, come ce ne sono migliaia di tante altre. Non vorrei far polemica, mi capisci? Non no, ma la realtà della musica italiana è questa, perché noi abbiamo avuto il piacere. Ma ho paura di raccontare esattamente, perché io ho paura, io non posso difendermi, non ho avvocati, non ho nessuno che mi difende, quindi non voglio essere denunciato per un motivo o per l'altro, certo, per diffamazione, eccetera. Quindi evito di fare nomi, a parte quelli che ho fatto, perché li ho conosciuti realmente e sono grandi amici. Però è chiaro che purtroppo occorre tanto denaro per lanciare una persona a livello nazionale, e in più devi avere anche una gran bella canzone, perché altrimenti va bene, c'è chi ci riesce che con una canzone mediocre, però se ce l'hai molto bella riesci ad esplodere, ecco. Certo, ma è questo ti dicevo, un 50% di fortuna e un 50% di denaro. Sì, okay? Infatti. E questo sta comunque anche a far capire alle persone quanto purtroppo la musica italiana, soprattutto io credo negli ultimi 15 anni, sia completamente in crisi, mettendo cantanti che magari hanno una vita breve, nel senso che sì e no si ascolta per un anno o due, e ci sono italiani che vivono all'estero, che hanno avuto un enorme successo all'estero, ma che in Italia non sono neanche conosciuti. Noi abbiamo intervistato delle cantanti favolose, cantanti maschi favolosi, che hanno un enorme successo in America, in Spagna, in Argentina, in Russia, e in Italia non sanno neanche chi siano. Sì, lo so, e vale anche per me, per quanto riguarda la Cecoslovacchia, ok? Ho venduto veramente tantissimo, poi c'è andato Drucki qualche anno dopo, e anche lui tantissimi concerti ed ha venduto più di me. Nei paesi dell'est piacciamo tantissimo, e nei paesi dell'est veramente tanto, soprattutto in Russia ma anche negli altri paesi. In realtà in Italia funziona esattamente come dici tu, conosci perfettamente come stanno le cose, quindi non mi attento in particolari come specifici, perché vedo che sei di mentalità apertissima e sei di ottime conoscenze musicali, quindi le cose stanno esattamente così. Qua ci sono i talent, c'è un talent su una rete nazionale dove veramente tra ogni 100 ce ne sono 10 o 15 veramente fortissimi, mentre c'è un altro talent su un'altra rete nazionale con un altro nome. E lì, oltre ad essere troppo giovani, addirittura molti minorenni, lì veramente vengono spinti dalla popolarità degli altri ragazzini della loro età, ma magari sono anche bravissimi a cantare, a ballare, eccetera, ma hanno canzoni inascoltabili. Sì. E propongono cover buone a volte no, ma però alla fine riescono ad arrivare al pubblico nazionale con canzoni inascoltabili, mentre invece nel talent di quell'altra rete nazionale ci sono ogni 50 o 60 concorrenti, ce ne sono 5 o 10 che sono veramente forti, che sanno veramente cantare ed interpretare, però poi se nessuno gli scrive una grande canzone, se nessuno decide di produrli, magari rimangono nel nulla, si perdono. Senti, tu a un ragazzo giovane di oggi, consiglieresti di intraprendere questa carriera, la carriera musicale? Oggi. È una vita straziante, bisogna dire le cose come stanno, è una vita straziante perché alterni
anni di grande successo, popolarità, soldi, tante donne, non ti puoi muovere che ti riconoscono, ti dà una gioia immensa, ti chiedono gli autografi, ti chiamano ovunque, magari l'anno dopo il telefono smette di squillare e non si sono già scordati di te perché hanno lanciato uno al tuo posto e magari quello lì non è detto che sia migliore, può essere peggiore. Praticamente in Italia siamo delle macchine, dei personaggi che gli serviamo per fare soldi, servono per fare soldi ad altri personaggi, quindi a loro non importa, a molti produttori non importa se tu sei bravissimo o no, se funzioni solo per un anno, ok, in quell'anno fanno tanti soldi loro, magari te li fanno fare anche te, poi dopo l'anno dopo non sanno più che cosa scriverti o non hanno più voglia di rilanciarti e quindi dicono ok, prendiamo un altro e lui lasciamo perdere. E quindi mentre in passato facevi gli LP con 10 canzoni, 12, 8 minimo e lanciavi l'LP, c'era il 45 giri, in passato funzionava tutto, poi col CD inizialmente funzionava abbastanza bene, ma poi è andato sempre via via calando, ora vanno i singoli, ma i singoli nemmeno più su CD, vanno addirittura, vedo che tutti quanti fanno il video, li mettono sui vari social, sì, network. Negozi disperati, ovunque io vada, questi qua chiudono, falliscono, c'è rimasto uno nella Repubblica di San Marino dove io compro sempre CD originali, anche quando ho soltanto 10 euro in tasca e 10 per mangiare io comunque lo compro, se è buono, ma i ragazzi scaricano tutto, credo che internet abbia fatto un disastro perché ora siamo tutti costretti a vivere facendo più concerti possibili. Sì. Da soli come cantautori oppure in gruppo, altrimenti con i diritti d'autore non è più possibile vivere e con la vendita di dischi ancor meno. Questo vale sia per quelli come me di medio livello, sia per anche per i grandi autori, i miei amici che comunque si lamentano tanto perché non ne arrivano più diritti. Allora, chi è già arricchito degnamente, onestamente, come tutti gli autori, i compositori, quelli lì riescono a vivere di rendita, però chi come me si trova a 300 euro al mese attualmente di reddito totale, mentre invece in passato erano 3.000 euro, certo, negli anni 80 e 90, pensa che ti dislivello, pensa che cosa terrificante dover prendere 300 euro al mese di diritti d'autore e poi te li danno ogni 6 mesi, io faccio il calcolo, 300 divisi un anno, sì, 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 e vanno via via calando, non possono andare aumentando se non riesco a scrivere per un grande, per una grande cantante, per un grande cantante. Quindi devo fare concerti, ma i locali non hanno i soldi per pagarci. È un po', sì, un cane che si morde la gola. Brava, bravissima. Senti, bravissima. Se tu poi aggiungi tanti ragazzi che non sono all'altezza della situazione. Noi mandiamo la sua canzone, proprio anni 60, cantata da Alex Gorrieri. Stesi in un prato, ora fanno l'amore. Un bambino che corre felice, vuol raggiungere il sole. Una vecchia 600 laggiù, ma chissà chi l'avrà abbandonata. Dei ragazzi che giocano lì, ora l'hanno dipinta di blu. Thank you.
60. Torniamo qui in diretta. Alex, in che anno l'hai scritta questa canzone? Perché effettivamente tu hai detto in quegli anni non c'era né violenza, non c'erano tutte le cattiverie, sì, che parlavo degli anni 60, di quando, sì, ero un bambino, ce n'era molto molto meno, rarissima, sì, pochissima droga, quasi nulla in Italia, e non parliamo di Woodstock dell'America, perché lì non so esattamente come fosse, però so che in Italia era veramente il paradiso terrestre rispetto ad oggi, pur considerando che io ero un bambino di 5-6 anni, certo, quando iniziarono i miei ricordi degli anni 60, perché sono nato nei primi anni 60. Quindi, ti hanno mai detto che comunque fisicamente somigliavi molto a Lucio Battisti? Te lo hanno mai detto? Con i ricci, i capelli molto lunghi, ricci che poi tu li vedi rossastri, ma in realtà erano biondo, castano scuri. Uh-huh. In quel caso lì tu li vedi biondo rosso, perché mi ero voluto fare biondissimo, ma poi un dettaglio, ero allergico alla tinta, non lo sapevo, quindi me li sono fatti lavare subito, ma invece di restare biondi sono rimasti rossi fino a quando non mi sono ricresciuti. Però somigliavi moltissimo proprio a Lucio Battisti, somigliavi tanto, devo dire. Sono cresciuto con Lucio Battisti, per poi passare direttamente a Ivan Graziani a livello proprio diretto, tutti. E quindi però in effetti, avendo iniziato negli anni 70, io ascoltavo Gregori, André e Bennato, erano quei quattro che porti in assoluto, che vendevano, e ascoltavo anche i grandi gruppi rock italiani e stranieri, Santana, anche Pink Floyd, i Purple, le Zeppelin. Hai suonato anche diversi brani di Santana, no? Io poi ne ho scaricato uno. Ci sono tre brani che ho voluto rifare, sì, che ho voluto eseguire a modo mio, che sono Samba Patì, Europa e Flor de Luna. Flor de Luna, sì. Poi l'ascoltiamo insieme. Flor de Luna, bellissimo. L'ascoltiamo insieme. Senti, molto, Alex. Ma devi ringraziare Tom Custer, sì, che era il chitarrista di Santana ed è stato lui a scriverla. Poi Santana l'ha eseguita a modo suo, e poi qua io come chitarrista ho iniziato con quei brani di Santana nel 1900. Come cantautore, seguendo la scia di Battisti e degli altri che ti ho nominato prima. Sì. I maestri sono importantissimi, certo, seguire i più grandi è importantissimo, seguire quelli della tua età, quelli attuali, i coetanei, non puoi seguire, non hanno nulla da insegnarti. Giocare a tennis con uno più bravo ti insegna tantissime cose, giocare a tennis con uno uguale a te o inferiore a te non ti insegna nulla. Questo dovrebbero capire i nuovi cantautori e i nuovi gruppi. Ispirarsi agli anni 60, 70, 80 e anche 90. Certo. Senti, c'è un cantante per cui ti sarebbe piaciuto scrivere una canzone, proprio per un cantante in particolare? Sì, c'è Fausto Leali. Per Fausto Leali. Fausto Leali, Umberto Tozzi, ma soprattutto Fausto Leali. E il blues è il mio genere musicale preferito in assoluto, è il rhythm and blues. Che vengo dall'America,
e Fausto Leali è un Ray Charles italiano, Zucchero e Ciocco che è italiano, anche sì. Lui canta blues, quindi i cantautori già se li scrivono da soli, quindi Fausto Leali è sempre stato il mio preferito, sia per le canzoni che per la voce, per il timbro di voce, per l'interpretazione. Non potendo scrivere per Battisti, non potendo scrivere per Umberto Tozzi e per altri cantautori, cantanti pur restano Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Fausto Leali, Nino Carlo che purtroppo è scomparso, ce ne sono tanti altri, però il mio preferito tra i cantanti uomini è assolutamente Leali. Fausto Leali. E donne? Di donne ce ne sono tre che dal vivo le ho sentite miracolosamente, tutte e tre sono Mina, Anna Ox e Giorgia. Io le chiamo le divine. Purtroppo non ho sentito Mia Martini dal vivo mai, però la metto anche a lei tra le prime tre o quattro, insomma, ecco, nella top assoluta italiana. Non, le altre le considero bravissime, ma normali, come ne conosco tante che cantano nei pub, mentre invece queste quattro hanno qualcosa in più. Anna Ox, Giorgia e Mia Martini sono per me le più grandi in assoluto di tutti. Poi dopo vengono tutte le altre al secondo posto pari merito. Certo. Senti Alex, visto che Flor de Luna piace tantissimo alla nostra Laura, hai voglia di ascoltarla insieme a noi? Certo, sperando che non ricada la linea di nuovo. Ma non fa niente, noi ti riprendiamo, non ti preoccupare. Vai, tranquilla. Vai, fai pure.
Noi torniamo qui in diretta, mi viene da ridere per un semplice motivo: mentre noi ascoltavamo questo brano, Laura, io lo devo dire, tu in privato mi scrivevi: ma do quanto è bravo, ma do che bello sto pezzo. Grazie immensamente. Devo dire, grazie immensamente. Veramente bravo, bravo, bravo. Proprio da far venire la pelle d'oca proprio. Io sono tutta bagnata nelle mani, come se avessi suonato io la chitarra. Quindi per l'emozione che sei riuscito appunto a trasmettere attraverso questa bellissima interpretazione. Grazie di cuore veramente tutti quanti. No, ma grazie a te, figurati. Cosa ti volevo dire? No, forse c'è Laura che voleva chiederti qualcosa. Sì, volevo chiederti, a parte, ripeto, rinnovo i complimenti perché è veramente bravo, bravo, bravo. E volevo chiederti come sarà la tua estate? Hai in programmazione serate dove possiamo venirti ad ascoltare? Se possiamo dare. Se vuoi la verità, le difficoltà sono tantissime. Non nascondo, come ti avevo detto prima, che molto facile cadere dalle stelle, restare. E in questo momento non ho richieste personali come cantautore, chitarrista, diciamo come personaggio musicista singolo, quindi non ho richieste per esibirmi in locali con le mie canzoni, chitarra acustica, voce, armonica, bocca. E allo stesso tempo avrei invece richieste per esibirmi in gruppo. Quindi in questo momento, almeno qua in Emilia Romagna, stanno andando fortissimi gruppi, stanno sparendo i cantautori. Quello che avviene nei locali è soltanto karaoke, perché i locali possono permettere di pagare soltanto 40-50 euro chi gli fa karaoke, ma niente più piano bar. Nemmeno in Riviera, pochissimo, tutto karaoke, e che io non posso fare una cosa del genere, capisci? Certo, immagino. Che non è proprio il caso. Il duo, il trio, bravissimi quanto possano essere, però non funzionano più perché i locali in effetti non hanno abbastanza entrate per pagare una, due o tre persone che facciano piano bar. Loro lo nascondono, cercano di nasconderlo, ma sarebbe meglio che dicessero le cose come fanno. Più c'è il permesso della sala che costa tanto, da 50 euro era andato a finire a 100 euro. Quindi loro chiamano gruppi nei luoghi all'aperto, tipo feste di piazza, tipo sale da ballo, ma balere, non parliamo di discoteche, negli alberghi. Ho notato che tutto karaoke da Cattolica, Riccione, a Rimini, sino a Ravenna, e anche più in alto di Ravenna. Quindi non posso basarmi sulla Riviera Adriatica, devo basarmi a livello nazionale, ma lì non posso andarci da solo come fa Bennato, perché non ho la popolarità di Bennato e nemmeno di De Gregori. Quindi devo per forza formare un gruppo ed è trovare 4 o 5 elementi che decidono di suonare fisse, perché in passato era tutto facile quando sei molto popolare, e invece è molto difficile quando devi cadere nel dimenticatoio. Questa cosa la devono memorizzare tutti coloro che vogliono tentare questa professione. È molto facile cadere nel dimenticatoio, e io in questo momento ci sono, pur essendo considerato da Mogol e da Gianni Bella più grandi, l'unico degno erede di Lucio Battisti, nel senso di autore e compositore nel mio caso, e non solo compositore di musica ma anche di testo. Eppure è un mestiere che non funziona più, il cantautore. Se non tornerà a galla in Italia, ecco, mentre sta funzionando alla grande il gruppo musicale, però chiaramente la cifra che pagherà il locale o la sala da ballo o qualunque altro ente che ti possa chiamare ad esibirti
verrà divisa per 4, 5, 6 elementi a seconda di quanti sono quelli del gruppo. Quindi devi fare tante, tante serate in gruppo. Singolarmente non funziona più. Parlo dell'Emilia Romagna, però mi hanno detto. E a maggior ragione, cioè l'Emilia Romagna è sempre stata la regione dove comunque si ballava in continuazione, c'erano cantanti dalla mattina alla sera, quindi se c'è crisi in Emilia Romagna, io non voglio immaginare in tutto il resto dell'Italia quello che ci sarà. Era il tempio del divertimento estivo. Esatto. Attualmente vi dico una cosa, attualmente vi dico che funzionano soltanto le orchestre di Liscio e Romagnolo, però funzionano in luglio e in agosto. Eh sì. Okay? Quelle lì funzionano ancora con tutta musica ballabile, soprattutto valzer, tanghe, mazurche, cose che io non ho mai fatto. E non dico di non essere in grado di suonare, però rispetto a brani come Moonflower, Samba Patì, eccetera, il livello si abbassa molto, se vogliamo essere sinceri. E comunque anche le tantissime orchestre si sono dimezzate e lavorano solo in giugno, luglio, agosto, soprattutto in luglio, agosto. E questa è la realtà dei fatti. Ho pensato di andare all'estero, però c'è un problema, che un errore che ho fatto io in gioventù. Invece di studiare l'inglese, che mi sembrava troppo difficile, ho studiato il francese. Stessa cosa quelli... molti di qua. Anche io ho fatto lo stesso errore. Anche tu l'hai fatto. Quando andavamo a scuola noi, scusate, perché mi ci metto anche io, perché ho capito che siamo più o meno lì con l'età. Era il francese la lingua, diciamo, che si studiava, esatto. Non era l'inglese. Sì. Quindi ai 3 anni di media non mi dissero mai vuoi fare inglese o francese. Esatto. Era francese e basta. Esatto, poi alle superiori mi dissero vuoi fare inglese o francese, ormai che avevo fatto 3 anni di francese, ho detto continuiamo col francese. Tanto non mi servirà mai, invece in Francia mi è servito tantissimo. Il problema è che non posso uscire dall'Italia o dalla Francia, perché negli altri posti inglese, tedesco e spagnolo no. In spagnolo mi parlavo con Santana, io in italiano, lui in spagnolo, ci capivamo benissimo, sì, ma con Dylan. Con Bob Dylan mi doveva tradurre Santana quando parlavo con Dylan nei camerini del Palaeola Roma, quindi non ci capivamo. Purtroppo non conoscere l'inglese è una cosa drammatica attualmente, bisogna conoscere assolutamente a livello mondiale. Comunque ti dico una cosa, adesso sono in modalità invidia, perché hai conosciuto il mio mito Lucio Battisti, hai conosciuto Santana e pure Bob Dylan, quindi sì, ti invidio proprio. Altri che però, grazie. Guarda che è un onore anche per me. Certo, è una sana invidia però, attenzione. Certo, ci mancherebbe. ho avuto quella fortuna, grazie a Ivan Graziani, conoscere anche tutti gli altri, non tutti, quasi tutti. Per esempio non ho mai conosciuto Celentano, che come showman è il più grande in Europa, secondo me. Però come showman, quindi cantante, ballerino, attore, se metti insieme tutte le sue capacità, è lo showman più grande in Europa. Dopo come cantautore non è un cantautore, come cantante è ottimo, però non è come Pano, non ha la stratosferica. È un grandissimo, il più grande showman italiano ed europeo di tutti i tempi, però perché sa fare tante cose molto bene. Per quanto riguarda i cantanti puri, i cantautori puri, i gruppi, ho già espresso le mie... Chiaro che Lucio Battisti è quello che mi è rimasto più nell'anima, nel cuore, e Ivan Graziani, perché con lui c'era un rapporto diretto, come se fosse stato mio fratello maggiore o mio zio, ecco. Con gli altri c'è amicizia, con tutti gli altri c'è amicizia, li vedo una volta all'anno, 2 volte all'anno, 3 volte all'anno. Pino Daniele, dopo...
Nastro Drago. Benissimo, purtroppo. Quello Tony sì. Esposito, quando suonavano a Pompino Daniele, e con Tony Esposito era diventato abbastanza amico, anche parecchio, insomma. Penso che di avere la stessa età sua. Dimmi pure se mi devi chiedere se, altre cose. Io, ecco, quello che volevo dire, che i ragazzi, secondo me, dovrebbero, tu hai detto una cosa molto bella, anche se molto triste, e cioè che dalle stelle si può scendere, no? E quindi non velocissimamente, essere... ecco. Puoi venire dimenticato velocissimamente. Io dal 2000 ad oggi sono stato totalmente dimenticato. Un grande boom negli anni 80, poi il calo al 50% negli anni 90, dal 2000 ad oggi, chiaramente quando dico totalmente dimenticato è chiaro che 10 persone a Genova, 10 a Milano, 10 a Torino, capito, sparse in tutta Italia si ricordano, è chiaro questo. Certo. Però io parlo di una massa, ecco, il pubblico di massa mi ha dimenticato, il pubblico d'élite probabilmente si ricorda ancora, ecco, perché vedo che mi fermano ogni tanto, mi dicono cacchio, ma tu negli anni 80 eri un mito, per strada, in giro, anche ad Assisi, dentro la chiesa, capito? Però non è più come prima, che mi guardavano e mi dicevano ma dove l'ho visto questo qua, ecco, adesso passo quasi totalmente inosservato, ma questo non è che mi dispiacerebbe più di tanto, il fatto è che passo inosservato anche alle case discografiche, ai produttori discografici e a coloro che hanno i locali dove che potrebbero chiamarmi a fare concerti, musica revival di canzoni mie o mischiate insieme, quindi cantautori italiani o gruppi italiani o tutto ciò che riguarda la lingua italiana. Senti una mia domanda, ma se uno, perlomeno noi da quel punto di vista lì, logicamente non ne capiamo e non ci siamo dentro, ma quando si scrivono delle canzoni per Sanremo, ok? E lì come funziona? Cioè io scrivo una canzone che la mando a Sanremo, è la commissione di Sanremo o il direttore artistico che decide se quella canzone va bene oppure no, o sbaglio? Sì, a volte è un solo direttore artistico o al massimo in due, sì. Tipo quando hanno presentato Morandi per 2 anni, Baglioni, Fazio, ci sono alcuni presentatori che però fanno anche direttori artistici, come lo faceva anche Baudo. Sì. Mentre invece ci sono altri anni, nella maggior parte dei casi, dove c'è la commissione, dove litigano tra di loro perché... uno dice a me piace, all'altro non piace per niente, è un bordello, scusate se uso queste parole, è un casino, sì, sì. È veramente difficilissimo da capire alla fine chi dice l'ultima parola, chi dice questa sì, questa no, perché le canzoni in linea di massima si equivalgono, quindi quelle dei professionisti, dei big, quindi lì è una gran fatica decidere. Sulle voci nuove sì che si sente la differenza tra quelle buone e quelle molto meno buone, però tra i big è molto molto difficile, quindi anche loro si trovano in difficoltà. In passato sono accaduti degli scandali quando pur di far passare un cantante invece di un altro venivano accettate tangenti, lo dico perché tanto lo sanno tutti, perché sì, la cosa infatti. È andata al telegiornale, eccetera. Quindi non ci sono più quei direttori artistici, quegli organizzatori, ce ne sono altri, e non credo sia più un fatto di corruzione attualmente, credo però che si vadano a gusti o a simpatie o a conoscenze, ed è difficilissimo anche per loro quando gli arrivano centinaia o migliaia di brani, centinaia dai big e migliaia delle voci nuove, quindi devono ascoltarsele tutte, a quel punto lì fanno una fatica immensa,
e perciò non posso dare tutte le colpe. Quando uno si fa pagare per preferire il tipo all'altro tipo, allora lì è corruzione, quindi lì viene fatto per soldi, viene fatto passare quello al posto di quell'altro. Ma quando invece la selezione viene fatta veramente ascoltando tutti i brani, come credo abbia fatto Baglioni lo scorso anno, ma anche Morandi, a quel punto lì va dai gusti di chi seleziona, della singola persona, certo, o della commissione in totale. Se la commissione sono in 10 o 7 votano per una canzone e gli altri 3 per l'altra, passa quella che ha avuto 7 voti. È difficilissimo, tu devi scrivere il meglio che ti venga in mente per adatta per Sanremo, poi dopo lì è difficilissimo stabilire come loro agiscano, è tutto lì, capito? Quindi passa anche la voglia, sapendo queste cose, di provare a mandare una canzone, no, Sanremo a questo punto? Sì, cioè uno non tenta nemmeno, voglio dire. No, fino a quando uno può non mandare la canzone e vivere ugualmente, è meglio che Sanremo non lo faccia. Sanremo serve a due cose: alle voci nuove, per avere risalto nazionale se sono veramente bravi con una bella canzone, e ai big, che purtroppo sono sulla via del tramonto, per essere rilanciati. Allora in quel caso lì magari un piccolo aiutino gli viene dato. Mm-mm. Quindi Sanremo serve per essere lanciato inizialmente, o diventare un cantante a livello pubblico nazionale, oppure per essere rilanciato quando le cose non ti vanno più bene. Mm-mm. E ci provi in tutti i modi. Ecco, in quel caso dei big rilanciati si fa uno strappo alla regola, presumo, se non hanno una canzone che è proprio scarsina, ma se l'hanno decente, vengono, si cerca di aiutarli a rilanciarsi. Se poi non funziona, non dovessero funzionare il quel Sanremo lì, non credo vengano più richiamati. Le cose stanno così. È un mondo pazzesco. Sì, è difficilissimo, conta tantissimo la fortuna, conta il destino, conta il cielo. Io sono credente, quindi conta tantissimo anche qualcuno da lassù. Certi hanno avuto una carriera strepitosa e certi altri no. È difficilissimo stabilire in che modo si riesca, però quando si è ad un livello di bravura come Battisti e Mogol, sia nello scrivere musica per canzoni, sia nello scrivere testi, lì prima o poi ce la fai, capito? Anche come Tozzi e Giancarlo Bigazzi, fino a quando è stato vivo, erano canzoni commerciali, però di grande successo, come Gente di Mare, come Si può dare di più, come Gloria, come Ti amo, eccetera. Quelle sono canzoni commerciali, ma che piacciono alla massa. Tozzi con Gloria è stato primo in America, sì. La cantava Laura Birmingham, non so pronunciare il nome, Birmingham, non ricordo. Comunque è stato primo con la versione in inglese. Raff è stato primo in America in classifica con Self Control. Poi è venuto in Italia, pian piano anche il suo successo è svanito, non è male per niente, è sempre bravo, però non è più sulla cresta dell'onda. Mentre invece si vogliono lanciare per forza personaggi come Nina Zilli e Malika Ayan, che sono delle bravissime interpreti, però quando io ascolto le loro canzoni non voglio influire sul giudizio della gente, voglio creare dei problemi, ecco, certo, creare dei problemi. I gusti sono gusti, esatto. E diciamo che sono delle bravissime interpreti, ecco, di canzoni da altri. Certo. Per quanto riguarda le loro, sono molto difficili per me da comprendere, perché tendo molto ad amare le canzoni orecchiabili,
e profonde nei testi, ma molto orecchiabili, molto melodiche, con una metrica ottima, e quindi non sempre tutti riescono a fare questo. Alex Britti è straordinariamente bravo come chitarrista, è il migliore in Italia, secondo me in Europa, però le sue canzoni per me non sono il massimo assolutamente, anche se una di queste l'ha interpretata Mina, le altre no, assolutamente, potevo scrivere insieme a lui di molto molto meglio, ma lui non mi ha mai contattato. Quindi vuol dire che vuol fare da solo, giustamente, ecco. Certo. Si sente bravissima come Zarillo, che non è capita al massimo, ma è bravissimo dal vivo, e anche le sue canzoni, un buon 70% sono ottime, ottime. Comunque anche lui ce l'ha fatta ed è ancora sulla cresta dell'onda. Giorgia è una cantante straordinaria, però non tutte le canzoni riescono col buco. Sì, è vero. Comunque, quindi non posso parlare di altri, è meglio parlare in generale, perché questi riguardano i Negu, voglio influenzare gente, i fan dei vari cantanti e dei vari cantautori. Io sto soltanto quello che riguarda me stesso e il mio pensiero. Certo. Senti Alex, io farei ascoltare un altro tuo brano, ed è quello che tu canti insieme a Giulia Dao, Someting. Hai voglia? Ah, ok. Sì, è una cover, non sì, è un mio brano, sì, mi sì, mancherebbe, sì. È una cover dei Beatles. Ma mi è piaciuta molto. Sì, puoi utilizzare quella, altrimenti c'è Il Giardino delle Viole, che avevo scritto per Silvia Mezzanotte di Mattia Bazzari. Ah, possiamo anche mettere quella. Okay. E però è interpretato interamente da Giulia Dao, e dove io ci suono la chitarra e lei canta Il Giardino delle Viole, ricordando che è un provino, quindi non tutte le parole sono scandite bene, perché è un provino che io volevo spedire a Mattia Bazzar, ma purtroppo la disgrazia del batterista che è morto ha fatto sì che Golzi, il grande Golzi, non ricordo il nome, però ha fatto sì che si sciogliessero i vecchi Mattia, e adesso sì, si sono riformati i nuovi. Quindi quella andava cantata da Silvio Mezzanotte, ma non sono più riuscito a spedirla, ad inviarla né a lei né agli altri componenti, e l'ho fatta incidere come provino a questa bravissima Giulia Dao, che però non ha scandito bene le parole della canzone, ma che secondo me a me è piaciuta bella. Molto è molto bella, sì. Lì potete ascoltare la mia chitarra solista elettrica, perché poi la voce ascoltate quella di Giulia Dao. Certo. Così vi regolate di quello che io scrivo per le voci nuove. Ok, l'ascoltiamo insieme allora. Ok. Con il sole, io e te.
bianco corre verso me. Il tuo viso triste e stanco vive dentro me. Questa vita è solo un sogno, questa vita è una pazzia che in fretta vola via. Sì, il testo è bellissimo e devo dire complimenti anche a Giulia Dao che sì, molto, molto brava. Brava, una bellissima voce, veramente. Sì. Considerando che è un provino, vabbè, l'ha cantata decisamente bene. Sì, sì, sì. Scandendo sì. Bene tutte le parole, perché sapeva che andava di un'altra persona, di un'altra cantante. Però ho notato che piaceva molto anche i like su. Sono abbastanza quindi sarebbe stata, se avesse potuto stare sempre con me a cantare con me sarebbe stato fantastico, ma è un avvocato che per passione fa la cantante occasionalmente, è un'avvocatessa, quindi ha preferito continuare a fare la sua professione, che è chiaramente molto più redditizia. Complimenti comunque. Grazie infinite. Senti. Questa qui se l'avesse potuta interpretare Silvia Mezzanotte, sì. Ex cantante di Mattia Bazzare, attualmente sì. Bravissima insegnante di canto e anche cantante e interprete in generale, sarebbe potuto diventare un grande successo, però le cose vanno così e... Io l'augurio che ti faccio, Alex, che magari tu così per gioco scrivi una bella canzone, per gioco passi una sfida contro quelli che sono i sistemi nazionali, tu mandi questa canzone a Sanremo e per gioco quella canzone si trova lì, cantata da una cantante o da un cantante su quel palco. Questo è l'augurio che ti faccio. Provaci. Ti ringrazio infinitamente. Provaci, perché io dico sempre nella vita mai dire mai, quando uno meno se l'aspetta arriva qualcosa di bello, di grande ci vuole un miracolo. Ma non è tanto miracolo, no, non vedo il miracolo, io vedo l'opportunità. Ecco, l'opportunità, ma ci deve essere volontà anche da parte tua. E a volte... Da parte mia c'è sempre, perché io devo vivere di questo, quindi devo trovare assolutamente gli elementi per formare il gruppo e devo certo. Per forza suonare. E allo stesso tempo devo scrivere canzoni pur avendo il 10% di diritti di quello che certo. La scrive in passato. Perciò ci vorrebbe Sanremo per forza per lanciarsi di e nuovo, allora, per rilanciarsi. E allora manda questa canzone per il prossimo Sanremo, cominciaci a pensare adesso e vedrai che quando meno te l'aspetti quella canzone sarà cantata da un grande interprete. E... Speriamo che avvenga questo.
Io ti dico una cosa che e lo dico a diverse persone, sono una persona nata con la camicia. E a volte questa mia camicia ha portato fortuna, anche fortuna. Sì, sì, anche agli ospiti, quindi spero che un pezzettino di quella mia camicia possa portare fortuna anche a te, Alex. Io confermo, io ti ringrazio immensamente, però anche io ho portato fortuna a 4-5 cantanti che sono diventate famosissimi e anche a 3-4 attrici che sono state con me in Ma tu non c'hai la camicia, Alex, se tu non sei nato con la camicia, io ti do un pezzettino di... Non sono nato con la camicia, però ho portato fortuna a tanta altra gente, ma non a me stesso, ecco. Capito? Quindi il tuo augurio... Può darsi io... che ritorni, può darsi allora... che ti ritorni indietro questa fortuna. Speriamo veramente di cuore, vi ringrazio di cuore, siete veramente gentilissime, entrambe voi due. E ringrazio tantissimo gli ascoltatori che mi hanno sopportato fino a questo momento. Okay. Un abbraccio Io grande. Penso che siano stati un po' rapiti dai tuoi racconti come lo siamo stati io e Mirtilla. Quindi me lo auguro di cuore, però potrei avervi anche annoiato. No. Ringraziamo te per la bella chiacchierata. Guarda, mi avete fatto un favore, un'intervista stupenda, la più bella che abbia mai ricevuto, la più seria, sarò eternamente grato, perché mi avevano dimenticato anche le radio, tutte quante, comprese quelle che qua della mia provincia, solo i giornali locali ogni tanto, una volta all'anno, ma vi ringrazio immensamente dal profondo del cuore, perché siete state gentilissime entrambe, anche se inizialmente mi hai contattato tu personalmente. Sì. E ringrazio anche Laura, perché la vostra gentilezza non me la scorderò, specialmente in questo momento di bisogno terribile che non ho soltanto io, ma hanno almeno il 50% degli italiani. Esatto. Comunque io ti rinnovo comunque l'invito, cioè vogliamo la canzone tua a Sanremo, quindi cominciaci a lavorare. Senti, io la spedisco la canzone, ecco, però chiaramente quando vengono ascoltate e poi viene stabilito chi darla e quel cantante ce l'ha già, di solito si presentano ognuno con la canzone già pronta. Vabbè, è mai dire difficile. Mai. Dovrei trovare un cantante che incida la canzone, che mi contatti, che incida assieme a me una nuova canzone e poi che lui presenti questa mia canzone cantata, interpretata da lui a Sanremo. Ecco, allora sarebbe molto più facile. Vabbè. Ecco, questo sarebbe più facile, perché spedirla direttamente così, quando leggono Alex Corrieri, magari la faccio cantare una cantante donna o un cantante uomo, però non celebre, molto spesso viene scartata istantaneamente. Se invece il cantante la presenta direttamente a mio nome, ma con la sua voce, presenta già il brano completo, pronto per essere pubblicato, allora in quel caso dovrei trovarlo in settembre, ottobre, per fare in maniera che novembre e dicembre si spedisca, in novembre si spedisca la canzone Sanremo. Certo. Questo è meglio, tipo come Morandi, come Leali, come tanti altri, Ranieri, eccetera, si vorrebbero, ma anche meno celebri, questi grandi miti. E ci vorrebbe questo, però speriamo che avvenga. Arriva. La vedo difficile, ma speriamo che torni più che avvenga. Ma io credo, che... ci devi credere per prima tu, però, Alex. Ci devi credere altrimenti, per prima tu. Ecco. Altrimenti io posso in futuro, sono costretto a continuare con i brani strumentali, quindi ad incidere brani celebri italiani o stranieri,
insieme ai miei strumentali, fare il chitarrista compositore come Carlos Santana, mm-hmm. che non fa il cantante ma ha un cantante nella sua band, quindi fare brani strumentali, e almeno così non c'è il problema della lingua italiana, lingua inglese, lingua spagnola, e cercare di estendere il più possibile a livello mondiale i miei brani strumentali. Questo è più facile da realizzarsi. Certo. Mentre invece la canzone in generale attualmente è più difficile, attualmente è molto difficile. Migliaia e migliaia di persone in Italia vogliono fare i cantanti. Sì, vero. Lo sapete. Comunque Alex, io ti dico semplicemente che questa nostra intervista verrà poi pubblicata sia su YouTube che su tutte le nostre pagine di Facebook a mo' di filmato, quindi io ti ruberò delle fotografie, faremo questo filmato, quando è pronto ti mando il link praticamente nel tuo privato, ok? In modo che potrai metterlo anche tu nella tua pagina.